Jonathan Viera. Prova a mettere in morbido in mezzo, la tocca David Simon. Boateng si coordina. Poi Alilovic la mette giù in aria. Prova a girarsi e andare via su Curado. Ancora Allen Alilovic. Usa il corpo anche il croato. Prova a mettere in mezzo per Matteo Garcia, che sbuca dall'altra parte. C'è ancora partita al Cornellà al Prat. Secondo gol in campionato per l'argentino. 4-3 e adesso 6 minuti più recupero. Vicente, τον κρατάει εκτός ο Αρίμπας. Βγήκε η σέντρα, ο Σίδνεϊ δεν μπόρεσε να διώξει το σούτι, κόντρες γκολ. Και με την εύνοια της τύχης, ο Ματέο Γκαρσία ανοίγει το σκορ Λας Πάλμας, Δεπορτίβο Λα Κορούνια 1-0. Si Las Palmas est éliminé, Las Palmas pourra construire et pourquoi pas, et pourquoi pas s'offrir une dernière minute complètement folle. Matteo Garcia offre pour l'instant la victoire à Las Palmas. 3 buts. Govorili na početku ovog prenosa, već je poznato na koga će ići pobednik ovog dvomeča. Samo da vidimo ovu loptu, kazneni prostor u SK. Kiko Pinja je prevaren i stativa 1-0 vodi Las Palmas. Matteo Garcia je strelac, ali prethodno je... Allez, il y a une course là peut-être à faire pour éviter la défaite. Livaya pour le doublé. Et Las Palmas récompensé, c'est logique. Ils ont fait un très très bon match, les hommes de Quique Setién. Livaya. A sinistra, Boateng, conte rimbalzi, se la giusta. Boateng, doppio passo, se la sistema. Poi col tacco, arriva il sinistro, bloccato da Andrés Fernández, provato da Matteo Garcia. Ancora per Dana, al limite, crossa, Boateng, spara la porta, deve appoggiarsi, lo fa Matteo Garcia col sinistro, troppo strozzato e largo. Bravo! Ancora dei gol in questo finale, Matteo, posizione regolare, Matteo va in porta, non la trova. È però il volto nuovo. Queste ultime settimane. Attento lo Sporting Gijón a non alzare troppo il ritmo, perché palla a terra è micidiale Las Palmas, come in questo caso Matteo Garcia di pochissimo, ancora una volta vicino all'1-0 il Las Palmas. Assoluto controllo su futbaleri Las Palmas o introduzima ovaj susret i za malo 3-0. Za malo 3-0 Matteo Garcia spoljnom. Nije to baš bilo toliko spretno. Sente Gomez. Scarico largo a sinistra, ha trovato Livaia, gioca da esterno, prova a calciare, Livaia, Sendiorico non la tiene, il Zarra in fuori gioco, annullato il gol del... Matteo Garcia con un bel dribbling, questo Guilherme, metto in ritardo l'intervento dell'ex giocatore dell'Udinese, calcio di sopra la barriera, e allora Viera ha provato a beffarlo sul suo palo, pallone che... è terminato fuori ma non di molto, pallone recuperato adesso da Matteo Garcia che se lo allunga troppo, ma ancora Matteo Garcia, Ruff in calcio d'angolo, una serie di errori, è chiara la filosofia, giocatori che sapevano esattamente quello che avrebbero dovuto fare in campo se si fossero stati gli interpreti, la squadra che ha perso decisamente la sua identità. Ci saranno Atletico Madrid, Atletico Bilbao e si chiuderà il Vicente Calderon per quanto riguarda le partite interne dei colchoneros. Valencia Villarreal, derby della comunità valenziana. E poi Celta Vigo Real Sociedad. Sulla Tambiera. Qualcuno contro prenderla. Palla dentro nello spazio per Matteo Garcia che punta Babenda, spazio sul sinistro. Matteo Garcia in mezzo. Jorge Meré, straordinario nell'anticipo. Attenzione però alle Gijón che sta prendendo piano piano in mezzo al campo, quindi ha spazio Matteo Garcia. Palla al limite, Rocky Mesa lascia per Jonathan Viera, prova a calciare di prima sul primo tempo, ecco le parole per Caneglia che mette dentro col tacco Carlos Carmona e sbaglia un altro gol il Gijón. Iniziano ad essere tante le occasioni non sfruttate dalla squadra di Rubi. Douglas, Matteo Garcia gli strappa il pallone, poi lotta con Vesga, fa correre con l'esterno Jonathan Viera, può puntare Jonathan Viera, entra in... Viera,
Ender Lopez. Intervento in ritardo di Michel Vesga in mezzo al campo. Meglio, lunga la corsa di destra. Il cross dentro per Correa. Vigas la mette fuori. Poi Matteo Garcia. Prova a sgusciare in mezzo a due. C'è fallo sull'argentino. Atletico Madrid che prima di questa partita l'anno scorso aveva 78 punti, esattamente quanti il Real e il Barça quest'anno. Campionato. Prova ad andare di prima da Roque Mesa, il pallone è un po' arretrato, Roque Mesa lo porta avanti, vuole Matteo, la posizione regolare, il tunnel sugli Erai che forse lo trattiene, è così, c'è calcio di punizione per il Las Palmas. Molto dubbio, il 2-0 della Spalma si è invece stato realizzato. Composizione irregolare di Boateng, insomma, poi c'era anche un rigore per il Betis per mano di Lemos. Cose che poi segnano le partite. Difficile, Tana. Matteo Garcia. Si sovrappone Elder Lopez, è passato Matteo Garcia, ora per Elder Lopez, lo insegue Hernán Pérez, il contatto, attenzione a Munuera Montero. Giocarsi un 3 contro 3, però Matteo Garcia allarga vicino, per Tana, 3 minuti di recupero, Matteo Garcia riesce a saltare Nacho, c'è solo Cross che commette fallo sull'argentino, non secondo l'arbitro. Ha ragione. Carvajal finisce in un vicolo cieco. Matteo Garcia, Momo, Μίσελ, Fernando Navarro και κατ' τέσσερα τα φάουλ εις βάρος γηπεδούχων και φιλοξενούμενων. Αϊτάμι, Ματέο Γκαρσία, πάρα πολύ ωραία ο Αργεντινός. Έλτερ, ευκαιρία για τη Λας Πάλμας έξω. Βιθέντε. Πάρα πολύ ωραία ο Ματέο Γκαρσία. Μάρκο Λιβάγια. Al futuro di Roque Mesa. Matteo col fallo Arda Turan. Ballon, c'est le portugais qui a été le plus prudent pour venir le garder dans ses pieds. La faute là sur Matteo Garcia, joueur de 20 ans Matteo Garcia, donc on dit beaucoup de bien. Non ha poche alternative, arriva Roque Mesa, c'è una tandiera, fa scorrere il pallone con la punta, alla fine non riesce a toccarlo, ma il pallone arriva a Matteo Garcia, bel gioco di gambe del numero 19 che poi viene esteso pochi metri fuori dal limite dell'area. Sarà calcio qua al Bernabeu, vincere significherebbe allontanarsi dalla squadra di Alcaraz che è dietro a 9 e mettere pressione sul Valencia. Qui gran numero di Matteo Garcia che va in verticale da Boateng, va bene in anticipo a Gran Canaria tutta la squadra. Matteo Garcia, gran prestazione fin qui del classe 96. Lemos, Ravi Castellano, Matteo in 20 anni di età. No Instituto de Córdoba na época passada, bola para Dani Castellano. Tem a... Argentino recuperando o balão. Carlos Acapo, o lateral direito de Guiné Equatorial, que está, sem dúvida, convencendo a Juan Antonio Anquela. Recordemos que... Que largo Michel. Vede dentro Matteo Garcia, rientra bene Matteo Garcia sul sinistro, parte il cross dove c'è solo Alex Berenguer. Boateng gli fa segno di alzare. Trofeo abbastanza familiare. Passa bene in mezzo a due, Matteo Garcia buttato giù